ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Le barriere architettoniche rappresentano ancora oggi un grande ostacolo nella vita quotidiana per le persone disabili. Ma l'accessibilità ai marciapiedi e lo spostamento tra le vie interessano da vicino l'intera cittadinanza. Ci sono ancora rampe caratterizzate da buche, gradini e canaline e la presenza di molti cantieri ad ascoli non fa che aumentare i rischi. Ma ci sono anche diversi esempi positivi nel capoluogo ascolano. Abbiamo raccolto la testimonianza di Roberto Zazzetti, presidente delle associazioni La Meridiana e Paraplegici delle Marche e vicepresidente della Consulta regionale. Cioè fare in modo che le rampe di accesso venga verificata la pendenza all'8% e non si faccia il gradino da 2,5 cm di fronte alla rampa, perché secondo alcuni direttori dei lavori, perché dopo quando si rifà l'asfalto si fa sopra, e non è vero, perché basta arrivare in prossimità. E poi il discorso dell'8%, perché è importante. Però ecco, dipende dal dirigente, dal direttore dei lavori e dall'impresa. Attualmente c'è un'impresa che sta lavorando da Piazza Roma fino al Teatro Romano, che si può vedere molto bene, ad esempio, dai lavori che sono stati fatti, una tipologia di lavoro che è stata fatta di fronte alla farmacia Simonelli, che è come un'isola che protegge le persone con disabilità, gli anziani, le mamme in carrozzina. L'amministrazione comunale, intanto, è allo studio per risolvere le problematiche più impattanti in un percorso da qui ai prossimi mesi. Però ecco, con la amministrazione stiamo facendo step by step, perché pensare di eliminare tutte le barriere architettoniche in una città storica è impossibile. Diciamo, siamo a buon punto, però c'è ancora da fare. Siamo a buon punto, ma stiamo facendo una sorta di PEBA, piano eliminazione delle barriere architettoniche, che è appunto un cronoprogramma step by step, ma soprattutto individuando quali sono prima di tutto le barriere più impattanti. Ed infine arriva una richiesta da parte di Zazzetti. Quale motivo non si può ovviare ai gradini spendendo la metà di quello che normalmente è un intervento, solo ed esclusivamente prendendo un furgone del comune e riempirlo di asfalto e raccordare tutti i gradini che sono stati creati? Risparmieremo moltissimi soldi.